che aspetta dal... Allora, è deceduta il 22 gennaio 2021. Oggi è 23 aprile, ancora non ci hanno dato l'autorizzazione a cremare per poter tumulare questa persona. E noi abbiamo mandato diverse mail, ci hanno risposto, eccola qua, che l'appuntamento per la cremazione è il 13 luglio. E a distanza di 7 mesi. Esatto, che ovviamente noi, parlando telefonicamente, abbiamo detto che la cosa era impossibile perché da gennaio a luglio una salma in camera mortuaria non è il caso. Chi sta dietro sicuramente non si rende conto di quello che sta succedendo. Tutto, quindi ha sempre funzionato tutto e abbiamo sempre fatto le stesse cose. Dipende dal comune di Roma e dall'AMA, perché l'AMA fa le pratiche, manda al comune di Roma, il comune di Roma deve accettare e rimanda all'AMA. Noi dipende dalle viste che ci arrivano, se ci arriva 60 ne facciamo 60, se ci arrivano 70 ne facciamo 70 a giorno, se ce ne arrivano 30 ne facciamo 30, se ce ne arrivano 20 ne facciamo... Noi cremiamo in base alle viste che ci arrivano. Cremare più di quanto sta cremando oggi sarebbe possibile? Sì. Sì. Container refrigerati che hanno portato nel periodo di massima affluenza a gennaio-febbraio, ma che inizialmente non potevano adoperare perché hanno prese corrente diverse da quelle che ci avevano avuto. Erano parcheggiati così, sì, non erano attaccati. Se tu muori da riccia, a noi ci è successo, è morto da riccia invece che a Roma, e un giorno, funerale, la sera ti torna tipo le cenere calde. Praticamente a Roma non è che ha mai funzionato benissimo. Allora, giustamente il fatto che c'è stato il Covid e ci sono stati più morti. È vero e non è vero. Anche perché, parliamoci chiaro, loro dicono 5 salme, 5.000 salme in più rispetto all'anno scorso, da ottobre adesso, ad aprile. Sono 200 giorni, sono 20 salme al giorno. E questi per 20 gradini in più al giorno hanno mandato merda tutto il sistema, come è possibile? Sono una serie di eventi. Agosto dell'anno scorso hanno licenziato 15 dipendenti, operatori, che fanno le tumulazioni, che fanno le inumazioni a Flaminia. Non li hanno mai sostituiti. Gli si dava qualcosa, si forzava la situazione, intendine. Non scrutiare, si metteva dentro la cassetta evitando di pagare 1000 euro di cremazione, perché se risparmiamo 200 euro ci risparmiamo 1000 euro. Dopo di questo, a ottobre, aumento della mortalità, sono andati un po' in merda con le cremazioni,
se sono continuati ad accumulare. Cioè, dopo del Covid, quella gli uffici. Loro che dicono, dovrei fare invece 10 gradi, oggi ne dovrei fare 20. Quindi dicono, se tu mi chiedi oggi 20 gradi, domani mi voglio lo stesso, quindi ne faccio sempre 10. Nel momento in cui siamo stati colpiti, il lunedì 8 marzo, qui dentro era in servizio una sola persona, perché poi tre persone erano malate e le altre sono dovute andare a fare immediatamente il tampone perché avevamo avuto contatti con noi che eravamo stati e che eravamo contagiati. Quindi si è creato un buco importante all'interno di una struttura che già andava in affaticamento in un periodo normale, ma quindi l'amministrazione si è trovata nella condizione di doverle fermare. Come fa l'amministrazione di AMA a non sapere che siamo in periodo di pandemia, che siamo all'interno di una seconda ondata dove stanno morendo 300-400 persone al giorno e non corre ai ripari per assumere o comunque sostituire le persone che si ammalano? Dentro ci si viene in punizione quasi, perché la materia di cui noi trattiamo non è una materia che piace a tutti, non ci può prevenire nessuno da AMA Ambiente. Abbiamo fatto il funerale il 3 febbraio e praticamente quasi finito aprile ancora non si hanno notizie, ecco, perché in altre città non ne avviene tutto questo, cioè i tempi sono molto molto più brevi. Già abbiamo vissuto male nell'ospedale che non si poteva andarla a trovare, per cui l'abbiamo presa così, neanche l'abbiamo potuta vedere. E adesso sta così parcheggiata da un deposito all'altro, non è veramente una bella esperienza, questo sicuramente no, perché non ci dà neanche modo di ricominciare, tra virgolette. Ad oggi sono passati 3 mesi abbondanti e papà è ancora in un deposito, i resti sono ancora in un deposito, deve essere cremato. Mamma è ancora in un deposito. La risoluzione di questo problema, la cremazione, quindi non la risoluzione, scusa, la cremazione nel mese di luglio. Quindi andiamo a superare i 6-7 mesi. Per un familiare il dolore è immenso, quindi al dolore si aggiunge anche questo senso di impotenza, di rabbia, di dispiacere nel non poter far nulla. E quindi mi sento male rispetto a questa cosa.